Buongiorno, ci siamo svegliati un po' più tardi del solito questa mattina perché ci siamo svegliati quasi alle 9, però siamo andati a letto molto tardi ieri sera perché era luna passata, quindi abbiamo dormito un pochettino di più. Adesso ci siamo preparati, siamo pronti per andare a fare colazione, visto che stamattina è già abbastanza tardi. Andiamo a fare colazione dove siamo andati a mangiare ieri sera, visto che proponevano dei pancake e dei waffle. E visto che ancora non li abbiamo mangiati come si deve, ci fermiamo qui a provarli. Stamattina riesco a farvi vedere meglio la vista. Praticamente ci affacciamo sull'altra parte dell'hotel e siamo al 15° piano, e ce ne sono tanti altri. Arrivati nel locale, stamattina c'è un sacco di gente, infatti abbiamo dovuto fare un pochettino di coda. Per ora ci hanno portato da bere, abbiamo preso il cappuccino freddo e loro mettono sempre la cappuccina, e poi abbiamo ordinato i pancake che non vedo l'ora di assaggiare. Sono finalmente arrivati, sono tre pancake. Io ho preso questi con le fragole. Poi ci hanno portato il cioccolato, c'è il burro che vabbè io non utilizzo, lo sciroppo d'acero che mi piace molto, mentre Ste invece ha preso i pancake con il cioccolato, scaglie di cioccolato. Buon appetit! Abbiamo finito di fare colazione, in realtà abbiamo avanzato qualcosina, ma succede ogni volta, perché gli americani abbondano sempre. Direi che per pranzo dobbiamo andare leggeri perché ci hanno riempito un sacco. Adesso stiamo attraversando per raggiungere il Flatiron, il famosissimo palazzo a forma di strasottile, vi ho detto a forma di ferro da stiro. Quindi stiamo andando sulla Fifth Avenue. Ok. E poi vorremmo girare stavolta, a differenza delle altre volte, quasi tutta Manhattan a piedi. Di solito ricorravamo alla metropolitana, però effettivamente facendo così sì, ti sposti più velocemente, però magari rischi di vedere meno cose. Invece secondo me è bello perdersi nelle vie e scovare qualcosa di carino. Quindi se riusciamo vogliamo fare tutti questi 5 giorni a piedi, o comunque utilizzare la metro davvero il meno possibile. Ed eccoci arrivati, guardate quanto è sottile. Cosa che dovete fare per forza assolutamente quando siete al Flatiron è mangiare da Shake Shack, che si trova proprio nel parco di fronte, ed è questo chioschetto che si trova proprio davanti al Flatiron. La vista da qui è bellissima e poi i panini sono troppo buoni, quindi provatelo. E questo è il Flatiron visto di lato, è immenso. Ma ciao scoiattolo, vieni qua. Oh, ciao piccolo! Camminando sempre dritti dal Flatiron si arriva a Union Square, e qui c'è una zona dedicata ai cani dove si possono portare i propri cani e lasciarli liberi nel parco. Una cosa che farei sicuramente con i miei piccolini. Gioietta qua si divertirebbe un sacco. Il freddo che fa, però troppo freddo, le mani ghiacciate. Comunque siamo a Washington Square Park e adesso, continuando a camminare, arriviamo a Soho e poi arriviamo alle cascate dove c'erano una volta le Torri Gemelle. Lì è sempre toccato entrare. Vogliamo entrare al museo perché non l'abbiamo mai visto, e quindi pensiamo di andare a vedere quello, perché l'unica cosa che ci manca in realtà tra tutte le attrazioni, i musei e le cose da vedere a New York. Essendo la terza volta, abbiamo visto davvero già tante cose. Quella ci manca, quindi probabilmente arriviamo lì e poi entriamo al museo. Siamo arrivati a Soho, infatti stanno iniziando tutti i negozietti, come ad esempio uno dei miei preferiti, la Dour. Questi macaron sono troppo buoni. E adesso continuiamo la nostra camminata. È da un po' che stiamo camminando ormai, perché sono già l'una
però pranzo per ora non ne parliamo, i panche che ci hanno proprio riempito. Fa freddo, però è ugualmente piacevole girare per queste strade e devo dire che non è neanche affatto difficile orientarsi. Se avete la mappa, noi ce la siamo scaricata sul cellulare e riusciamo tranquillamente a raggiungere tutti i punti di interesse che vogliamo senza perderci, perché davvero si gira in modo super super facile. Non ho più filmato niente perché dopo essere stati nel museo abbiamo mangiato qualcosina al volo e poi siamo venuti a fare un po' di shopping. Abbiamo girato un po' per negozi, quindi non ho filmato niente. A questo punto direi che ci vedremo in camera stasera, anche perché sono già le 5:15 e sto guardando soltanto Ste al momento, quindi poi dovrò guardare anch'io e sicuramente verrà tardi. Quindi ci vediamo direttamente dalla camera, perché andiamo in camera prima di andare a cena a rilassarci un attimo. Siamo rientrati in camera. Alla fine non ho più filmato perché abbiamo dedicato queste ultime ore allo shopping e abbiamo fatto shopping. Queste sono le prime borsine, il nostro primo shopping americano, perché in realtà a Los Angeles e a Las Vegas non abbiamo preso praticamente nulla. E vi devo raccontare quello che mi è successo prima. Mentre eravamo appunto a fare shopping, ero un po' stanca, quindi mi sono seduta su dei gradini e non mi sono accorta che erano bagnati. Quando mi sono alzata mi sono sentita tutto il sedere bagnato. Il problema che non era bagnato con della semplice acqua, ma era caffè. Hanno rovesciato il caffè e io mi ci sono seduta sopra, perché la macchia, c'erano i gradini, erano con il con la moquette, quindi in realtà non si vedeva il colore e io mi sono ritrovata tutti i jeans sul sedere macchiati di marrone. Magari vediamo se riesco a farvi vedere se si vede qualcosa da qui. Aiuto, vedete quella macchiettina lì? E quindi non li posso praticamente più utilizzare perché sono sporche. Quindi direi che ci sta ancora un po' di shopping perché devo recuperare dei jeans. No, vabbè, scherzi a parte. Adesso siamo tornati in camera appunto per rilassarci un attimino e poi usciamo di nuovo perché dobbiamo ancora cenare. Qui sono ormai le 7:30, quindi usciamo, ceniamo, poi rientriamo e ci facciamo una doccia, perché preferiamo andare a letto dopo esserci fatti la doccia che non farci doccia, uscire e poi rientrare e andare a dormire. E adesso mi metto un po' sul letto, mi riposo un attimino e poi mi sono anche una sistemata al trucco, perché con tutte le schifezze che sto mangiando mi sono usciti questi tre brufoletti, non so se si vedono, eccoli qui, proprio tutti e tre vicini, e quindi devo cercare di nasconderli. Ok, siamo pronti per uscire. Ho dovuto cambiare i pantaloni proprio perché erano sporchi, quindi ho messo un altro paio di jeans con gli strappi. Sono comunque molto comodi perché sono elasticizzati. Poi ho lasciato le Puma, queste le adoro, specialmente il nastrino, il laccio così bianco, piace un sacco. E poi il cappotto e il maglioncino di sotto invece sono rimasti quelli di prima. Tra l'altro questo maglioncino l'avevo preso da Topshop 2 anni fa quando sono venuta a New York. Niente, adesso usciamo. Questa è l'acquisto del giorno, l'ho presa oggi visto che non ho praticamente pochettine. In realtà mi piace quella di Gucci, che è più o meno fatta così con le due iniziali, la sto puntando per il mio compleanno, però mi piaceva molto anche questa. Visto che pochette non ne ho e non ho neanche borsa di questo colore chiare, ho deciso di prenderla qui a New York. Adesso se Ste si mette il giubbino direi che possiamo andare. Sei pronto? Sì. Guardate la magia che faccio. Guardate che bello l'Empire, tutto illuminato. Siamo venuti a cena, finalmente, avevamo troppa fame. Io ho preso la pasta Alfredo, no, la pasta alla vodka. Dai, non è male, la salsina è buona. Mentre Ste ha preso il pollo con salsa, una salsa di vino praticamente, pure di patate e verdura al forno. Guarda quanto carino, poi questo morbido,
potrei prendere come cuscino i roselli. Visto che ce n'è solo uno, io odio un cuscino solo per dormire. Sta davvero che sono 500 dietro. Queste sono molto belle anche rosa, però queste sono ancora più belle. Siamo finalmente rientrati in camera, dopo aver cenato siamo andati ancora in zona Times Square, che è quella vicino al nostro hotel, e io sono stata alla Forever 21, ho preso soltanto un pigiamino e poi abbiamo preso gli M&M's, quindi adesso ne mangiamo qualcheduno. Ta-na-na-na! E devo dire che ne abbiamo presi anche, ce la posso fare, anche parecchi. Io invece voglio assaggiare questo, che se non ricordo male dovrebbe essere cheesecake. Ok, ricordavo male perché non è cheesecake. Qual era la cheesecake? Erano rosa secondo me, sono buonissimi. Il problema è che questo non è una droga, quindi se ne inizia uno e continuo a mangiare gli altri. Forse è questa, quella alla cheesecake. Mi sembra cioccolato bianco. Buonissima. Molto molto dolce questa. Comunque siamo rientrati appunto in appartamento. Adesso ci dobbiamo fare entrambi la doccia. Io stasera mi devo lavare i capelli ed è già tardi. Non ho voglia. Comunque alla fine oggi non ho filmato tantissimo, perché dopo la mattinata dal Flatiron fino al museo dell'11 settembre ho filmato qual è il tragitto, diciamo. Poi siamo andati dentro al museo, ci siamo stati parecchio tempo, poi siamo andati a pranzo, poi siamo rimasti insomma nei negozi. Ne ho filmato poco. Devo dire che il museo, se vi capita di venire a New York, vi consiglio di andare a vederlo, perché è molto molto toccante. Ci sono alcune scene molto toccanti, ci sono delle testimonianze di persone a cui hanno assistito, fotografie in diretta fatte nel momento dell'attentato, tutta la storia da quando è iniziata il primo attentato contro la prima torre gemella, la prima torre, e poi contro la seconda. È stato davvero interessante, quindi se vi capita vi consiglio di visitarlo. Noi non c'eravamo ancora stati, nonostante avessimo praticamente visitato tutti i musei principali di New York, quello ancora non l'avevamo fatto, quindi abbiamo recuperato. Nulla, adesso volo in doccia così poi possiamo andare a dormire, e domani vorrei andare sul Top of the Rock, visto che domani dovrebbero mettere una giornata di sole, e quindi vedere la vista su Central Park, che è qualcosa di spettacolare. Abbiamo già visto entrambe le viste, sia dall'Empire sia dal Top of the Rock. Personalmente mi piacciono entrambe. L'Empire è bellissimo vederlo anche la sera, e se avete ad esempio, se acquistate il City Pass, New York City Pass, praticamente avete la possibilità di visitare, di salire sull'Empire e vedere la vista sulla città di giorno, e poi ritornarci lo stesso giorno a mezzanotte e vedere nuovamente la vista con la città tutta illuminata. Noi infatti il primo anno che siamo venuti abbiamo comprato il City Pass, che ve lo consiglio se è la prima volta che visitate New York, proprio perché vi dà la possibilità di visitare il più possibile, però risparmiando, perché il costo del City Pass vale per circa 3 attrazioni e invece ce ne sono dentro tantissime, quindi se è un consiglio che vi do. Nulla, detto questo chiudo e noi ci vediamo domani, ciao!